Lord Sol. Sol del popolo dei Solark. E poi un nuovo cattivo, come ha detto che si chiamava? Lord Ekros. Giada, eccomi! Ciao! Ciao Gianni! Scusa per il ritardo. Scusami. Come al solito. Sto prendendo un po' di appunti riguardo a tutte le novità che mi hai raccontato sulla nuova stagione. Ok, ma... non voglio dimenticare nulla. Ma sbaglio o questa... è la nuova linea scuola! Dei Gormiti! Ma certo! Hai visto che bello? Stai scrivendo sul diario! Quante cose, guarda che bello! È bellissimo! Allora, aspetta un secondo, prima ti interrogo. Okay. Vediamo se hai preso appunti davvero su quello che ti ho detto. Sì, ho preso tutti gli appunti. Allora, cosa ho detto nelle scorse puntate? Allora, che c'è un nuovo buono, sì? Che è Lord Sol. Giusto. E lui è del popolo dei Solark. Solark, così lo ricordiamo anche ai bambini, sì, che ci seguono. E poi c'è un cattivone, cattivissimissimo. Molto. E che è Lord Ekros. Giusto. Ed è, aspetta. Te lo dico io. Eclipsion. Brava Gianni, hai studiato. E poi c'è una nuova energia, una super nuova energia, che è l'energia Alfa. Brava, fino a qua hai studiato. Ma perché tu hai tutte queste cose super gormitiche? Perché appena sono uscite le ho subito comprate. Ma non è giusto, anch'io le voglio tutte queste cose. Gianni, ormai le ho comprate tutte io. Guarda che bello l'astuccio. Sono tutte mie, te le faccio vedere. Allora, c'è questo astuccio bellissimo. Ma questo è il mio preferito, prova ad aprirlo. Guarda quante cose ci sono. Vediamo. Wow, la matita, gomma. Un sacco di colori per disegnare. Basta, sono già geloso. E poi c'è un altro diario, questo, così puoi scegliere quale ti piace. Questo più. Però piace tanto a me. C'è Kerion. Comunque guarda qui. Ci sono anche le cartelline, i bellissimi quaderni. Ma perché tu hai tutti questi regali? Guarda un po' i quaderni, guarda quanti ce ne sono. Di tutti i tipi. Così puoi scegliere quello che ti piace di più. Guarda che bello, bambini, guardate. È bellissimo. E anche il quaderno ad anelli. Senti, ma posso averlo anch'io almeno uno? Almeno il diario. Facciamo una cosa. Io posso regalarti qualcosina, però scelgo io che cosa. No, dai. Soltanto se tu mi dici qualche altra novità. Allora io ti dico qualche altra novità se mi scelgo io qualcosa. E arriviamo a compromessi. Ok, va bene. Okay. Allora, sono curiosissima. Ok, sei pronta? Sì. Quindi io ti consiglio di aprire il diario e prendere appunti su quello che ti sto dicendo. Addirittura, aspetta. Eh sì, bambini, allora, ascoltate. Bambini? Ma non bambini, tu. No, bambini, ascoltate bene. Non devi scrivere bambini, ascoltate. No, mi hai detto prendi appunti, mi stavo già preparando. Dada. Allora, bambini, ascoltate bene. Quello che sto per dirvi è una cosa straordinaria che non si è vista nel film e che ancora non sa nessuno. Ma come fai a sapere tutte queste cose in anticipo? Ti ricordi quanto sono diventato magico? Sì, ma non capisco come mai. Sto per dire una cosa. Alfa Kerion. Alfa. Guardiamo Billy, guardiamo la sua evoluzione dalla prima stagione a quest'ultima. Giada! Ma che super trasformazione! Ma è cambiato tantissimo, Kerion! È cambiato tantissimo! Allora, parto a spiegarti chi è Alfa Kerion. Ok, aspetta che riapro. Ok. Alfa Kerion ha raggiunto la sua evoluzione alfa grazie all'immensa energia della Terra Selvaggia. Terra Selvaggia. La Terra Selvaggia. Di conseguenza, anche il suo elemento, il fuoco, è cambiato, ok? Quindi Kerion ora è il signore del magma. Pensa che i suoi poteri, i suoi attacchi, fondono anche la roccia più resistente al mondo! Ma è fortissimo! È diventato qualcosa di super! Hai scritto? Sì, ho scritto tutto quanto. Brava! Beh, allora, con questa super novità che mi hai detto, puoi sceglierti quello che vuoi! Ok! Non tutto, qualcosina, due cose puoi scegliere. Due. Allora, facciamo così, ne scelgo due, va bene? Dentro questa... ce ne metterò due. No, non vale. Sì che vale. Va bene, allora, solo perché la super novità era grandissima, te lo concedo. Ok. Oh, ma Giada, ma perché hai una card sulla fronte? Ce l'hai anche tu. Come anch'io. È per la nuova challenge di oggi. Una challenge? Sì? Ma se ti batto sempre con le challenge, basta. No. Poi ti batterò io oggi. Tu? Sì, perché è una challenge diversa che tu non hai mai fatto. Sentiamo. Allora, vedi che abbiamo tutte e due delle card attaccate.
preparate? Sì, non so come, ma sì. Ok, io dovrò farti 3 domande per capire il mio personaggio e tu dovrai farmi 3 domande per capire il tuo. Ah, ok. Chi indovina per primo vince. Ah, bello questo gioco. Ok, ok. Inizio io, così cerco di capire un po', un po' come è fatto il mio. Allora, intanto iniziamo da una domanda che è molto semplice. Di che elemento fa parte? Allora, è del popolo dei Darkans. Ah! È un cattivo. Bene, 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 bene. Ci devo uscire. Ok, adesso tocca a me, intanto che ci pensi. Ok. Di che elemento è? È del vento. Vento, ok. Adesso tocca a te. Ok, hai baffi? I baffi? No, che baffi? Ma baffi? Già, non baffi. Non è vero, non c'hanno i baffi Darkans. Non sprecare le tue domande. Ok, è vero. No, me ne manca una. Esatto, ne hai già sprecata una. Facciamo andiamo indietro nel tempo. Non si può. Uffa. Prossima domanda. Ok. L'arma, che arma ha il mio Darkan? È tipo uno scettro oscuro. Uno scettro oscuro. Ho capito, e qui non mi freghi, ho capito, e tra poco ti darò la mia risposta. Ok, aspetta, tocca a me. Fammi la stessa, dai. Sì, che arma ha? Ma se te lo dico così, indovini subito. No, io te l'ho detto, quindi tocca a te. Va bene, ha un arco. Un arco? Sì. È Orion? Giusto? Sì. Hai indovinato? Sì. Johnny, hai visto? Sì, sì, hai sì, visto? Sì. Adesso ho iniziato a vincere. Vabbè, ma è semplice. Da quando ho iniziato non smettevo. Ma anche se vado da un sasso e gli chiedo se ho capito. Anche un sasso? Sì, anche i sassi. No, e tu hai sprecato una domanda e hai sbagliato. Vabbè, tanto ti darò la mia risposta. È Lord Voidus. No, non è Lord Voidus. Intanto avevo già vinto io. Se vuoi possiamo fare niente, un'altra volevo sfida. Volevo saperlo. Va bene. È Omega Kratos. No. Come hai fatto a sbagliare? Era facilissimo, tu che sei sempre tutto. E mi hai detto che aveva uno scettro oscuro e che era dei Dark. Ho pensato subito che fosse Lord Void. Hai sbagliato. Facciamo una cosa. Visto che tu hai vinto questa, preparati perché ti porto per un'altra sfida. Oh! Wow! È wow! Ma sei diventato bravissimo con le magie. Sì, sì, sì. Adesso basta chiacchiere, Giada. È ora di combattere, ok? La sfida col collezionabile. Allora, vai, scegli la tua bustina perdente. Tanto ho vinto prima. Prima, quindi... prima. Il primo è passato, adesso è presente. Io inizio ad aprire. Ok. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Tra l'altro, bellissime le bustine nuove. Sì, sono stupende. Allora. E poi anche tutti i gormiti che si trovano. Pronta? Aspetta. Io siamo spero, tutto. Spero di vincere. Allora inizio? Sì. Allora, io ho trovato Ultra Ikalos. Guardate che bello che è. E io ho trovato... Non è che sono così contento, eh. Perché anche l'altra volta ho trovato lo stesso. Chi hai trovato? Omega Trooper. Ok, allora sulla card il numero 6. Io il numero 5. E sotto al piede il numero 5. Io il numero 1. Ti è andata bene questa volta. Ti è andata bene. Ho vinto di nuovo. Visto adesso bene. Sono diventata imbattibile. Ti è andata bene. Allora, se vogliamo, allora, intanto io quante ne ho vinte, bambini? Quante sfide ho vinto io? Troppe. Adesso è arrivato il turno. Vedi, la fortuna gira ed primo, è arrivata qua. Dal primissimo episodio del Gormiti Show a oggi, quante ne ho vinte io? Almeno 1000. È meglio andare avanti, non sei capace a perdere. No. Ora è arrivato il momento della bacheca gormitica. Allora, Johnny, iniziamo con una foto che ci hanno mandato. Sì. La foto di Marco. E c'è scritto: ciao Johnny e Giada, sono Marco e ho 5 anni. Ecco la mia foto con Orion della Void 6, in cui imito Johnny perché ho il cappellino al contrario e la maglietta a righe. È stato molto attento. È vero. Mi piace molto sfidare mia sorella Matilde con i collezionabili e inventare con lei tanti giochi gormitici. Ma aspetta, hai vinto? Perché se hai vinto sei praticamente Johnny, perché io vinco sempre contro Giada. Non è vero, non sempre. Lo qualche sanno volta vinco anch'io. Tutti.
Non fare l'antipatico. Proseguiamo sì. con il disegno okay. di Edoardo sì. che ci ha disegnato Koga. Wow! Guarda che bello che è. Che bello, ma l'hai fatto davvero molto molto bene. Poi a pennarello, guarda, lo scotta da quanto hai fatto bene. Bravo, bravissimo. E adesso Johnny, c'è una cosa è bellissima. È vero, quella che mi dicevi prima. C'è una super sorpresa, guardate sì. un pochino. Questa è la baby dance dei gormiti che stiamo cercando di imparare. Allora, sei pronto Vincenzo? Musica? Sì. Pronti a combattere, gormiti qui per vincere e noi raggiungibili, chi vi fermerà? Imagine per gormiti. Ma siete stati bravissimi! Wow! Ce l'hanno wow. fatto apposta per noi! Wow, che bellissimo! Me lo riguardo sto video, bellissimo! Aspetta, Johnny, tu non sai una cosa. Cosa? Questa qui è una sorpresa che la mamma ha fatto a loro. Ah. Adesso ti leggo cosa ci ha scritto. Ok! Ciao ragazzi, i miei figli, Gloria e Vincenzo, seguono il vostro canale. Mi hanno iscritto e vorrebbero partecipare al vostro programma. Sono buffi e dolcissimi allo stesso tempo. Ripetono a casa ed inscenano la puntata appena vista e mi riferiscono che durante la puntata, verso la fine, fate vedere i disegni dei bambini e loro sarebbero felici se mandassi in onda anche quelli con tanta passione che hanno fatto per voi. Nel file che vi invio c'è un balletto che hanno messo su per voi. Non sanno che vi sto mandando tutto, vorrei fargli una sorpresa. Grazie, comunicare ai bambini e con i bambini è una cosa importantissima. Fatelo sempre con amore. Non mi so come. Un abbraccio. Gioacchino e Maria Rosaria. Grazie. Grazie mille. Grazie cioè, mille. A noi questi messaggi ci riempiono davvero il cuore di gioia ed è bellissimo quello, sì. che, quello che riusciamo a trasmettere a voi e quello e che voi a noi. Grazie. Grazie mille. Basta, proseguiamo perché sì, se no ci serve un ombrello per le lacrime. Ok. Intanto, intanto aspetta, siamo contenti di questa sorpresa e niente, continuate a mandarci i vostri disegni. Sì, perché noi li facciamo vedere in puntate, li mandate a gormitishow.gormiti.com. Ok. Mi raccomando, e Johnny, è finita la puntata. E niente, Giada, è finita la puntata con qualche lacrimuccia, non ci resta che salutare i nostri amici. Sì, e bisogna dire di continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale perché ci sono sempre tantissime gormitiche sorprese e mettete tantissimi like. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao.